Bentornati a Lo costruisci o lo scarti? Col nostro ospite d'onore, il signor Marci. Il signor 30.000 mi piace, qui lo dico e qui dovete farlo. Esattamente in questo momento dovete mettere okay. Mi piace. Ok, calma. Ok ragazzi, okay. Mettete un mi piace, iscrivetevi e cominciamo la sfida. Come sempre devi scegliere destra sinistra o sinistra. Questo qui, ok? Sì, cos'è? Allora, carro armato, lo tieni o scegli? No, quello passo, mister... Ok, guarda che cosa c'è qui. Una balena. Una balena. No, ci può stare. Sai che c'è una balena, mi piace. Ok, mi piace. Va bene. Via il timer, abbiamo 5 minuti. Alexa, imposta un timer di 5 minuti. Allora, carro armato, prendo subito. 5 minuti. Grazie Alexa. Ok, ok, ok. Ti vogliamo bene. Allora, il carro armato sembra facile, ma non è facile. Ma neanche la balena fa, cioè, per niente fa. Ma se faccio una pixel art ti va bene lo stesso? Puoi farla, però, se vuoi un punteggio piccolino. Allora, va bene, dai, so, provo a farla. Non so, vedi tu, prova... No, prova a farla più grande. Tranquilla, ci voglio provare. Allora, il carro armato, il signor carro armato, io una volta l'avevo fatto, ma così tanto tempo fa che non mi ricordo neanche di che forma è il carro armato, ok? Io ho già finito. Sì, vabbè. Le ruote sono così. Mi sono venute proprio orribili. Le ruote le faccio, hai presente con il binario? Il binario ci sta, no? Mi piace così, il binario. Ok, sono veramente concentrato. Allora, così, era così. No, però hashtag così nei commenti, hashtag mi raccomando, così. Perché bella faccia dirà solo così oggi. Così. Ecco, le ruote più possenti, forse. Così, okay. Vediamo. Anch'io sono in così time, eh. Così, cos'ha? Scale. Ok. E... però qua non c'è spazio, porca miseria. Marci, ma vedi, è tutta colpa di... È sempre colpa mia. È sempre colpa tua. Quando c'è qualcosa, voi date la colpa a me, andate sul sicuro, ragazzi. Mi raccomando. Oh, la balena è bella per ora, eh. Dai, oh, ci sta, eh. Mi piace, stai facendo carina. Una bella balenottera, sì. Ok. Allora, lo facciamo bello grande, questo super... Stavo per dire questo materasso, però va bene. Ok, facciamo finta di niente. Allora, così... guarda, il mio carro armato sparerà contro la tua balena. Ok, piccola. Preferirei di no, se possibile. Poverina. No, la cazzo alle balene. No, esatto, ma quello è sicuro, sempre. Allora, io metto anche la lingua, li faccio. Anche la lingua li fai? Certo, ci provo io. Allora, facciamo anche la botola. Hai presente la botola di quei soldati che escono dal carro armato? Sì. Anche se non l'ho mai visto dal vivo, dovrebbe essere così. Ok, quindi qua... Qui ci facciamo magari il tizio, sarebbe bello metterci uno zombie. Ok, quanto mancherà? Mancherà ancora un bel non, po'. Non devi sapere, boss, cioè non puoi. Ok, tranquillo. Non è che ogni volta devi chiedere quanto manca. Tranquillo. Non si può, boss, Intanto che ti arrabbiavi, mi hai fatto venire un'idea incredibile per le ruote. Ti ringrazio tanto, grazie mille, avversario. Perché, con le teste? No, con le scale, boh, magari sono più carine. No, con le scale è carina, non è brutta come idea, lo sai. Mi stai giudicando? Stai dicendo che il mio carro armato è brutto. Ho appena detto che è carino in realtà. Okay. Vuoi la guerra? Devo sparare? Guerra sia. Allora, qua facciamo così. Io ce l'ho quasi fatta, signore. Io ho finito praticamente. Signore, mi devi dire. Signor sì. Catenacci qua, che roba. Ma guarda quanto è bella la mia balena, cioè, da 1 a 10 è 20, bella. È bellissima. Sicuro mi batti, però il mio è un carro armato, dai, giocattolo, no? Tu stai per caso uccidendo una balena? No, mai, non lo farei mai. Guarda come ha puntato il cannone. Pum! No, questa cosa non l'accetto. Stai tranquillo. Io la piccono e basta. No, la picconi? Perché non la accetto, la piccono. Lo potete bannare dalla vita, per favore? Ok, no, possibile. Vabbè. Io penso di esserci. Questa è l'antenna radio. Allora, sono belle entrambe. Non ho finito. Non mi piace sto pezzo. Ecco, così molto meglio. Penso, ci sta. Credo. Non so, il mio è più sembra un carro armato giocattolo. Non è che avevo un'idea. Però la tua balena ha vinto tutto. Veramente bella. Ti piace? Sì, e anche il messaggio che ti è arrivato sì, sul cellulare. Sì, infatti non ha dimenticato di mettersi. Scrive! Bellissima. Non te questa l'hai vinta te. Subito. Ti piace? Mi piace tanto. Vado. È bellissima. Vai, subito.
Ok. Allora, io stavolta vado a destra come prima scelta. Allora, lo tieni? Spiaggia. Spiaggia? No, perché l'altra volta, se ti ricordi, ho fatto gli ombrelloni. È vero. Quindi no. Sinistra. Montagna. Bello! Mare o montagna preferisci? Io preferisco il mare. Il mare? Hai ragione. Sì. Io dipende. Se mi va al mare, mare. Se mi va la montagna, montagna. Se sì, mi è va molto una torta, casuale. Torta. Allora, come tutti sappiamo, nel mare Marzi se... Aspetta, Alexa, imposto un timer di 5 no, minuti. Non c'è Alexa nel mare. Non c'è Alexa. Come nel tutti mare. Sappiamo, in spiaggia cosa c'è? C'è, c'è... Te l'ho detto prima. C'è l'ombrello, la balena. No, c'è il mare. Hai ragione. Ecco, guarda, faccio la spiaggia. Una spiaggia e la balena uscita dalla spiaggia. Guarda che non è una brutta idea, Non è una brutta idea. Non è per niente una... Io faccio la vallata qua, guarda, vedi? La vallata? Sì, questa è una vallata. La vallata, ok. La vallelata, invece? No, la vallelata no, non preferisco no. Comunque io faccio metà montagna. Cioè, va come bene, se fosse bene. Tagliata. Tu, Marci, puoi fare quello che ti pare. Sarà lunghissimo da fare, lo sai? Boss, quello va bene. Cioè, che paura. Guarda, no, vabbè, io non lo so, sinceramente. Cosa? Guarda che roba, è difficilissima fare la mia montagna. No, ma infatti è difficilissima. Guarda, io ti metto, guarda, qua che dettagli. Se te, veramente, io ti metto addirittura le alghe. No, vabbè, guarda, le adesso alghe. Che hai messo le alghe, secondo me ho perso. Pesce, è vero? Sì, tocco di me... classe, pesciolino. Ecco, perfetto, ho rotto tutto. I pesci, Non avrei mai detto. Guarda, io ti dirò, ma mi sa che questa sfida qui, te lo dico direttamente adesso, mi sa che la vinci te. Io, dici? Sì, perché... Montagna è difficile, La montagna è molto... Allora, è bella, la preferisco alla spiaggia, perché l'avevo già fatta la spiaggia. Però... Tosta. Tosta. Bella tosta. Sai, ti do un consiglio. In alto ci fai la neve, con una banderina. Tipo, hai presente quello che scala? No, è un'idea, sì, puoi anche non farla. No, in effetti non farla, no, non farla. No, lo faccio col banner. No, invece mi piace. No. Ora mi hai dato l'idea e penso di utilizzare quest'idea a mio vantaggio per vincere la sfida, perché adesso io penso di vincere. Te vuoi solo vincere? Sì, perché la bandierina sarà quella cosa che darà il tocco in più che mi potrà far vincere. Ok, tu continua a parlare che io intanto costruisco. Allora, ok, così, guarda che bello, ho fatto un ombrellone. Ci sarà il tizio che sta tutto il tempo sdraiato, Hai presente quei tizi che sono tutti bianchi e si scottano? Tu sei uno che si scotta? Che domande sono? Allora, dipende. Allora, io ho un botto di anni che non vado tanto al mare. Io quando ero piccolo andavo un mese al mare ogni estate. Da 4 anni a sta parte vado solo una settimana. E quindi qualche volta mi è successo che ma non scottato come pensi tu, però mi sono un po'... Ok, sei uno di quelli, abbiamo capito. Ti piace la mia spiaggia? Ti piace? No, non mi piace. Ma come no? No, non mi piace, che hai detto che mi ostiono. Ma no, mica è colpa mia. Finito il tempo. Finito. Così. Sei pronto? Vai. Bello, ok, seguito il consiglio della bandierina. Dai, è carina però. Ma qui dietro? Ah, non devi guardare. Ma io, no, io guardo si anche qui dietro dal va bene, si va guarda bene dal davanti, si guarda dal davanti insomma, allora, è una montagna, va bene, innevata, col ghiaccio. Il tema era montagna, ghiaccio. Ok, va bene. E questa è la mia spiaggia. Però tu ci hai messo un botto di tempo per fare solo sta cosa qua, Hai visto? Quindi ho vinto io. Ma cosa dici? Cioè, guarda, qui ci sono tutte le bibite, ci sono gli sdrai, c'è questo che è l'ombrellone, ci sono i pesci, ci sono i pesci li ho messi anch'io, guarda, anche la sigla, vedi che l'ho messa no, anch'io. No, che copione, non l'avevi messa. Ok, qui forse c'è da rivedere qualcosa. Okay. Mi sa che qua ha vinto il boss. Allora, vabbè. Qui è tosta, Ministro. Ragno. Oh, mamma. Qui è tosta. Lo tengo. Universo. Oddio, ma puoi scrivere universo? Universo. Oh, era cattivissima. Dai, Marci, no. Ma perché mi sono immaginato come si faceva il ragno e mi sembra abbastanza facile. Io inizio subito, non aspetto neanche il timer. No, Marci. Dai, niente timer per questa sfida, perché è molto difficile. È molto difficile. Ma cosa mi combini, Marci? Boss, però, cioè, nel senso, io non so se lo sai, ma io sono un po' aracnofobico. Cioè, nel senso, non vorrei dirti. Veramente? Però, è un po' tanto. Ho capito, ma impegnati a farlo. Hai paura della costruzione. Mi sto impegnando a farlo, boss. Cioè, scusami, però è difficile. Io ti dico, a me mi sta venendo veramente carino, per quello ma che sto veramente? Facendo. No, vabbè, dai, perfetto. No, vabbè niente.
Vabbè, niente. Guarda che bello. Va bello. Che, ma guarda, no, vabbè, guarda che. Va che roba. Ho veramente dei tocchi di classe che sono impressionanti. Bravissimo, Marci. Un applauso. Fate un applauso. Al un mio applauso. Amico Marci. Fate un applauso. Bravissimo. Bello, bello, bello. Bello applauso. Sì, bell'applauso. Sì, sì. L'importante è fare gli applausi belli. Perché se li fai brutti, poi è un disastro. Sì. Allora, devo fare le gambe. Come diamine le faccio le gambe? Come le faccio le gambe? Ah, le gambe, sai che... Quante gambe ha il ragno? Vediamo 8. Se lo sai. 8, bravo. Perché quanti facciamo... pensavi che ne avesse? 8. Ok, io ho finito. Sei pronto? Allora, sinceramente non capisco cosa sia. Ti la spiego. Terra? Allora, questa è la Terra, vedi? Il sì. Polo, il co... Questo è Marte. Ok. Rosso. Questo qui è Saturno, perché ha l'anello. No, infatti Saturno è più piccolo della Terra. Questa sì. È la Luna, che è più piccola, no? La Luna gialla, sì. È un sì. Po' di fantasia, signor Marci. Questo cos'è? È una stella cometa. È una stella cometa. Che è grande quanto la Luna. Sì, e guarda qua sotto si vedono tutti i pianeti, le stelle lontanissime. T-Boss, sì, sì. Mi stai prendendo in giro? No, no. Stai dicendo no. Che non so fare l'universo? No, no. Cosa hai detto della mia vanilla? Ho semplicemente detto che Saturno doveva essere più grande della Terra, in teoria. Ma è più lontano. È più, si vede, è più. Il ragno mi piace un sacco comunque. No, è bruttissimo. No, mi piacciono le zampette. Ma il ragno è questo, cosa vuoi fare? Hai ragione, forse però avrei fatto tipo è così. Carino, è carino, è carino. Non si possono modificare le costruzioni. Ok, bello. Bello. Abbiamo l'ultima sfida. Sinistra. Questo? O questo? Sinistra. Mongolfiera. Bello, no. Bello, sì, no, mongolfiera. No, treno. Oddio, il treno dai, è difficilissimo. No, Marci, ma perché mi odi? Perché sei così cattivo con me? Mi fai fare le cose dai, che non allora, mi piacciono. Non è vero che sono cattivo. Non dire se poi i fan ci credono che sono cattivo, no, con te. Cattivo. È solo fortunato. Sì, ogni volta ragazzi sono sempre fortunato io. Allora, guarda. Non è bravura nel scegliere. Non è bravura, no, ma che bravura, ma. Allora, guarda. Vada. Invece di ok, oggi allora. Allora, mi dica. I binari come cavolo si fanno? Così? Boh, iniziamo a farli. Si fanno così, là dentro magari ci sta un po' di nero, vediamo. Sei silenzioso, signore. Vuoi parlare? O? No, allora, le spiego semplicemente perché sto facendo qualcosa di veramente incredibile e sì? Devo cercare di fare questa cosa incredibile. Tu sai fare le mongolfiere qui. A me piace tantissimo fare le mongolfiere. Mi darai una bella batosta. Non è detto perché non mi ricordo bene le proporzioni con le quali si facevano le cose. Però speriamo, vabbè, si può fare. E sì. È ora che non ti ricordi le cose, cioè, altrimenti, cavolo. Povero bello. No, hai ragione. Cioè, come lo metto il fuoco? Blu? Lo vuoi blu? Dai, mettilo blu. Blu. Facciamo blu. Dipinto di blu. Allora, io ho una bella idea. Vai, dimmi la tua bella idea. Questo sarà un trino giocattolo, hai presente? I trini giocattolo. Il trino Thomas. Il trenino, no, non è proprio Thomas, è suo cugino. Il trenino Johnny, no? Il trenino Johnny è il cugino di Thomas. Ah, hai capito, sì, perché c'aveva il cugino. C'aveva sì, il cugino, sì. Ok. Sì, questo sì. È il presente, è un cugino un pochettino più... Non è molto socievole, no? È uno in carne. Sì. No, socievole. 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 Ah, socievole. Socievole. Sì, no, ho capito. Cos'è che non va il socievole? No, ho capito, non avevo inteso il suo successo. Hai qualcosa contro il cugino di Thomas? No. Dillo, qua davanti a tutti. Mi avvalgo della facoltà di dissociarmi. Va bene, ok, di dissociarmi. Ok, allora, questo vagone cosa può portare? Vediamo, questo vagone porta l'oro. Carne. No, l'oro, vedi? Oro. Mi vuoi far proprio perdere. L'oro. Vabbè, la carne però è un bene di prima necessità. La carne è un bene di prima necessità. Io sono messo molto bene, mi farò valere, non mi faccio battere, no? Ma in realtà le dirò, guardi, mi sta venendo anche relativamente bene la mia mongolfia per essere fatta in così poco tempo. E io sai cosa ti dico? Sì? Io sai cosa ti dico? E anche il suo treno è molto bello. No, vuoi sapere cosa ti dico o no? Mi dica. Questo vagone porterà il miele così. Nemmeno Buono. Messo. Sì, ma nemmeno messo in barattoli così. Cioè, nel vagone Buonissimo. Hanno buttato il miele così com'è. Quanto è buono il miele da 1 a 10? Quanto è buono il miele da 1 a 10? A me piace un sacco. Ok, perfetto. Questo l'oro, questo il miele. Mettiamo un altro po' di questi. Così. Mamma mia, che treno. Io mi farò valere col mio trenino zuf zuf. Guarda che roba. Qui ci mettiamo questa. Che punto sei? Manca poco. E non Io si ride. Non si Io ride. Ho quasi finito, boss. Non si può ridere, eh. Inutile che ridi.
No, ma io non sto ridendo, io mi sto avvalendo della facoltà di ridere. Tu quasi, fai il furbetto, te lo dico io. Sì, sto facendo un po' il furbetto. Fai il furbetto, infatti, Ok, ci sono. Io ti dico. Finito, boss? Sì, sì, io ho finito. Ti dico, sarà una bella sfida, battere il mancano bucchino. Ancora 2 minuti, boss. Quindi. Non ho fatto le ruote. Boss, devi stare attento a ste cose, Ho fatto le ruote. Perché ci sono io che ti dico di farle. Ti do il tempo di farlo, ma se c'era qualcun altro. Hai ragione. Ma ti dirò, posso anche non metterle. È volante. È un treno del futuro che sta volando. Io ho fatto. Cioè, battere una cosa del genere è dura, eh? Anche io ho quasi finito, boss. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Fine tempo. Sulle mani. Sulle mani. Ok, non è come volevo che venisse, però in 5 minuti. Bella, però, mi piace. Questa è tosta, questa sarà tosta, molto non carina. Non mi piace, non è bella come si poteva fare molto meglio. Ma abbiamo comunque poco tempo, abbiamo avuto poco tempo comunque. È vero, sì, guarda, è vero. Guarda il mio cugino del trenino Thomas. Sinceramente questa volta ti devo dire che è particolare, colorato, il tuo treno piace mi piace un po' di più. Vuoi pilotarlo tu? Sono dalla parte del treno questa volta. Ok, ragazzi, speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, cosa state aspettando? Lasciate subito un mi piace. Un mi piace. Perché io e il boss Marci ne faremo tante altre. Da noi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.